Anche oggi, amici, vi saluto da Avezzano, da Mamma Rossa, in compagnia del nostro Francesco D'Alessandro. Ciao, Jennifer. Che oggi è alla mia destra, e del nostro Franco Francioni. Buongiorno a tutti. Perché oggi la ricetta sarà curata dal nostro Francesco, giusto? Sì. Largo ai giovani. Largo ai giovani, che guarda, veramente poi tra di loro c'è un rapporto meraviglioso, di stima reciproca, e veramente fanno tutto insieme ed è bellissima questa Grazie. Cosa, veramente bello. Ormai andiamo in giro, mi dicono spesso, ma lei è suo padre? Io ormai dico sì. Ma ricordi la prima volta che sono venuta qui? Anche tu. E ci siamo conosciuti? Ho chiesto a Franco, ma è tuo figlio? Perché hanno veramente questo rapporto padre figlio meraviglioso. Esatto. Complimenti. Grazie. Allora, oggi una ricetta che potremmo anche definire la ricetta di montagna. Molto una ricetta di montagna. Sì, molto di montagna. Perché, diciamo, la protagonista è la pecora abruzzese, insomma, vogliamo parlare di arrosticini, possiamo parlare di tante cose, ma insomma, la pecora identifica perfettamente la nostra regione, questa carne meravigliosa, a me piace tantissimo, e l'andremo a cucinare con delle erbette spontanee, giusto? Sì. Con delle erbe sì, di stagione. Sì. Allora niente, abbiamo questa, come dicevi tu Jennifer, la pecora rappresenta da anni questo elemento di ricchezza per il nostro territorio. Sappiamo che molte città abruzzesi sono nate grazie all'economia delle pecore. E, la transumanza. Esattamente. E quindi la pecora ha rappresentato nel corso dei secoli una ricchezza fondamentale per la terra d'Abruzzo, le montagne. L'Appennino abruzzese. E quindi perché oggi non onorare degnamente appunto questo animale straordinario che nel corso del tempo ci ha sempre dato e portato ricchezza. Ci ha dato tanto e continua a darci tanto, pensiamo al pecorino, che è un prodotto meraviglioso. Ma tutti si dimenticano della lana. La lana, quanto è vero, la lana giusto. È stata importante. È vero, assolutamente vera, questa cosa è verissima. Allora, e oggi mangeremo una cosa veramente prelibata e rara, cioè il filetto di pecora. Spesso si parla di questo filetto di pecora, ma da una pecora si possono avere soltanto due piccolissimi filettini così, che non sono da confondere poi con la parte magra del lombo. Questo è veramente il filetto di pecora. Ah, ok, perché spesso mi capita di mangiare arrosticini di filetto e mi stavo chiedendo, per fare 10 arrosticini servono praticamente 10 pecore. Più o meno. Beh, insomma. Va bene, ok, iniziamo con la nostra preparazione. Sì. Quindi abbiamo deciso di lasciare il filetto nel modo più naturale possibile, proprio per far gustare il sapore. Ok, che meraviglia. Carne. E questo è l'olio aromatizzato al rosmarino all'aglio che abbiamo fatto ieri, esatto. Giusto? Per la ricetta di ieri. Quindi lo andiamo a riutilizzare. E poi questo può essere utilizzato in mille modi, una volta che lo facciamo praticamente si conserva eternamente. Esatto. Quindi andiamo a bagnare i nostri filetti con l'olio. Ma questa ricetta chi l'ha pensata? Insieme? Allora, ecco qua, paniamo una panatura di erbe. Che meraviglia! E cottura in padella. Sì. Quindi anche questa ricetta facilissima, rifacibile a casa, potete prendere spunto. Per quanto riguarda le erbe, noi abbiamo scritto in grafica a fine puntata erbe spontanee quanto basta, ma potete scegliere voi e scegliete sempre tra quelle che vi offre la natura, quindi quelle di stagione, quelle che trovate. Non c'è una regola, giusto Franco? No, in questo caso abbiamo salvia, maggiorana, timo. C'è anche menta? Di ginepro, un po' di menta. Si sente, io adoro la menta. Quindi scaldiamo una padella. Sì. Questa deve essere gustosissima, questa ricetta, Franco. Un po' di olio. Poi con queste erbette, io adoro le erbe aromatiche. Spesso chi mangia questo piatto dice, ma questa non è pecora. Non ci crede. No, questa è pecora. Sì, perché purtroppo c'è questo pregiudizio che la carne di pecora abbia questo sapore forte, ma non è vero, dipende dalla pecora. Se la pecora è di buona qualità, se la pecora tra l'altro è stata bene, quindi ha mangiato bene, ha mangiato... E d'estate il pascolo del nostro Appennino, d'inverno il fieno proveniente appunto dalle nostre montagne, non darà indietro lo stallatico, esatto. Bensì darà indietro i profumi del pascolo, esatto, come esatto. Per i formaggi. Esatto, la stessa cosa. Poi, anche il discorso della frollatura, che è un discorso che va fatto non solo per le carni di manzo, ma anche per la carne di pecora, pecora, certo, esatto. Certo. Noi facciamo fare almeno 21 giorni di frollatura. Cavoli, la carne di ma è fondamentale, sono accortezze importanti ed è giusto comunicare questa cosa,
che anche la carne di pecora è una carne assolutamente delicata, una carne amabilissima e come tutte le carni ovviamente va trattata in un certo modo per poter esprimere al meglio le sue qualità, assolutamente. Questo anche i polli, cioè un pollo ruspante ha un sapore, un pollo allevato in gabbia che mangia solamente mangime chiaramente non ha lo stesso sapore, quindi bisogna fare una distinzione, bisogna fare cultura in questo senso, Franco. Io lo dico sempre, dobbiamo sapere cosa mangiamo, dobbiamo leggere sulle cose che compriamo, da dove provengono, di che cosa sono fatte, è fondamentale, importante. E poi io lo dico sempre, dobbiamo sostenere i piccoli produttori locali che sono veramente la ricchezza del nostro territorio e ce ne sono veramente tantissimi, basta solamente veramente farsi un giro e ne troveremo veramente tantissimi che fanno prodotti eccellenti, ma veramente eccellenti, davvero eccellenti, di qualità. Quindi una cottura molto violenta e veloce, a rosolare la carne. Nonostante la violenza, l'erbetta non è diventata scura. A rosolare la carne tutti i lati. Perché non è diventata scura? Perché tira fuori i succhi la carne? No, a parte che va a bilanciare un po' l'umidità della carne, ma poi bisogna essere bravi a girare quando è il momento. Ok. Che profumo meraviglioso, che profumo eccezionale. Già siamo pronti? Sì. Possiamo impiattare? Possiamo impiattare. Quindi andiamo a ricevere il nostro filetto. Allora andiamo a tagliare. Quindi questa deve essere la cottura. Sì, deve rimanere abbastanza rosa. Che eleganza. E mettere dei fiocchi di sale. Questo è un sale Maldon. Perché non abbiamo salato. Sale Maldon a me piace tantissimo perché oltre a dare sapore è anche croccante. Croccante. È veramente buonissimo. Beh. Piatto bellissimo, semplicissimo, qui mi viene da dire che veramente per realizzare questo tipo di piatto e per farlo bene c'è solamente bisogno di una materia prima eccellente, cioè quello è veramente il prerequisito, per il resto è veramente facile, facile, facile. Ci siamo. Grazie Franco. Grazie a tutti. Grazie voi. Jennifer. Grazie Francesco. Grazie ai nostri telespettatori, potete rivedere tutte le nostre puntate su YouTube e nella nostra playlist Chef in Cucina. Ci vediamo domani sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Grazie. Alimentazione equilibrata comprende presenza di 5 fonti proteiche: legumi, carne, pesce, uova e formaggi. La carne andrebbe consumata in minor modo rispetto al consumo sia del pesce che dei legumi, però è importante. È importante per la sua presenza di vitamina D, per la vitamina A, importante per microelementi. Quando mangiamo la carne cerchiamo di non abbondare troppo perché in questo modo intossichiamo il fegato, appesantiamo il lavoro dei reni e dello fegato stesso.